Ho deciso porterò
porterò la mia croce e ti seguirò. Ho deciso per te. Ho deciso per te. Ho deciso per te. Tu sei la mia luce, tu sei la mia salvezza. Tu sei la roccia, più paura non avrò. Il mio cuore è fermo, stabile e fiducioso, anche in guerra solo in te confiderò, perché il segreto è restare. Lasciare ogni peso ai piedi tuoi, cercare la tua faccia, ciò che dà di più, mentre il cuore mio riposa solo in te. Guidami nel sentiero, insegnami la tua strada, in questo viaggio più paura non avrò. Ora ne sono certo, la grazia tua mi ha vinto, e nelle prove solo in te confiderò, perché il segreto è restare e lasciare ogni peso ai piedi tuoi, cercare la tua faccia, ciò che dà di più, mentre il cuore mio riposa solo in te. Spera fermamente, si rinfranchi del suo amore, spera fermamente, si rinfranchi il tuo cuore, credi solamente, fidati del suo amore, perché il segreto è restare accanto a te e lasciare ogni peso. Ciò che dà di più, mentre il cuore mio riposa solo in te, mentre il cuore mio riposa solo in te. Mentre il cuore
cuore mio riposa solo in te. Solo in te il mio cuore e la mia anima trovano riposo. Lascia ogni peso ai suoi piedi. Se ti senti in un deserto in questo momento, allora questo canto è per te. Santificato.
Siamo attratti dalla grazia.
grazie tua. Noi ti preghiamo, rivelati a noi. Questo è tutto ciò che il nostro cuore desidera. Non è tempo per chi cerca gloria per sé. Attirati a te, manifesta il tuo regno in quest'ora, per gustare la tua volontà. Quando il cielo invade la terra, ogni cuore, ogni occhio vedrà. Quando il cielo invade la terra, ogni cuore, ogni occhio vedrà. Manifesta il tuo regno in quest'ora e sia fatta la tua volontà. Che la nostra fame di Dio, che la fame per il soprannaturale possa crescere dentro di noi a dismisura. Che la nostra fame del suo regno possa diventare la nostra santa ossessione ogni giorno, perché è possibile. Qui e ora. Manda la tua pioggia, manda la tua pioggia su di noi, su di noi. Manda la tua pioggia su di noi, su di noi. All'Eterno la pioggia, nel tempo dell'ultima pioggia, e pioggia abbondante vi darà. Con segni e prodigi dall'alto, con benedizione potente, ognuno
bisogno di te, abbiamo bisogno di te e della tua pioggia abbondante, i nostri cuori credano. Questa nazione grida a te, manda la tua pioggia su di noi, manda la tua pioggia su di noi, su di noi. Manda la tua pioggia su di noi, su di noi. Manda la tua pioggia su di noi. Pioggia abbondante sull'Italia, Padre, pioggia abbondante sull'Italia. Thank you.
Alleluia. Ah, non mi staccherei mai. Non mi staccherei mai. Manda la tua pioggia. Manda la tua pioggia. Manda la tua pioggia su di noi. Manda la tua pioggia. Manda la tua pioggia. Manda la tua pioggia su di noi. Abbiamo bisogno di te. Manda la tua pioggia. Condividiamo qualcosa dalla scrittura velocemente, anzi non velocemente, perché velocemente? Il tempo che ci vuole, quello che lui vuole noi facciamo. Allora, volevo che prendiamo insieme il Vangelo di Matteo, il titolo che avete letto sulla diretta è "Non date le perle ai porci". E so che qualcuno è molto curioso di questo titolo, attorno a questo titolo. Perché? Perché nell'ambiente religioso questa espressione che Gesù ha dato queste parole, molto spesso vengono insegnate, interpretate prima di tutto e poi insegnate in maniera totalmente errata. Cosa significa non dare più le perle ai porci? Quello che è l'insegnamento comune che viene fatto all'interno degli ambienti religiosi è che queste parole che Gesù ha rilasciato in maniera particolare nel Sermone sul Monte, parlo del Matteo capitolo 7, nella pieno del Sermone sul Monte, quantomeno verso la fine,
Molti pensano che Gesù stia parlando del non parlare più di me a quelli che si rivoltano contro, a quelli che non vogliono sentire parlare del Vangelo, che non vogliono sentire parlare di Gesù, che non vogliono sentire parlare dell'amore di Dio, della grazia di Dio, del perdono, della salvezza, eccetera, eccetera. Quindi Gesù ha dato questo comando: quando tu trovi persone che resistono costantemente e continuamente al messaggio, non predicare più, quindi non diamo più le perle ai porci. Io vorrei smentire, l'ho già fatto tante altre volte negli anni passati, ma vorrei farlo ancora. E dire chiaramente che non ha niente, queste parole di Gesù non hanno niente a che fare con l'evangelizzazione. E si potrebbe tranquillamente trarre questa semplice conclusione se leggessimo non solo il versetto, ma il contesto nel quale Gesù dice queste parole. Infatti, voglio leggere insieme a voi il contesto e poi andare a vedere alcune cose di cui parla anche Paolo nella lettera ai Corinzi, ma andiamo per ordine. In Matteo al capitolo 7 troviamo queste parole. Leggiamo dal versetto 1, ok? Sono parole che piacciono molto a chi è giudicato, non piacciono molto a chi giudica, ma sono parole che vanno sempre prese e interpretate per la vita di ognuno di noi. Quindi queste parole valgono sempre per chiunque. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché sarete giudicati secondo il giudizio con il quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Quando andiamo a leggere questo versetto, tirandolo fuori dal suo contesto, possiamo fargli dire quello che vogliamo, e così succede. Succede per molti, in realtà, per molti versetti della scrittura, dove molto spesso si tirano fuori i versetti dal loro contesto e si creano delle dottrine, dei modi di pensare, delle tradizioni addirittura attorno a certe parole che invece in realtà sono inserite in un contesto che probabilmente, quasi sempre, non dicono quello che noi gli facciamo dire. Quando noi andiamo a leggere queste parole, quindi il versetto 6 di Matteo 7, non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Noi abbiamo sempre pensato, o si è sempre insegnato così, che Gesù stesse parlando appunto dell'evangelizzazione. Ora, quando noi leggiamo il contesto, ci rendiamo conto di che Gesù non sta parlando assolutamente di evangelizzazione, non sta parlando di andare a parlare di Gesù, del Vangelo, o della salvezza, o del regno di Dio alle persone, ma Gesù inserisce questa frase, questa espressione molto forte all'interno della cultura ebraica, perché noi non possiamo capire molto spesso certe frasi o certe espressioni che Gesù usa, come anche quelle di Paolo o di altri, perché in realtà la Bibbia è stata scritta con una cultura, all'interno di una cultura ebraica. Ci sono delle espressioni chiaramente che per noi a volte sono molto forti, non comprendiamo, a volte sembrano come delle offese, ma a quel tempo, in quella cultura, certe parole, certe espressioni erano normali. Gesù usa la cultura di quel tempo per spiegare dei principi. Come noi andiamo a leggere, ci rendiamo conto che Gesù non sta parlando di evangelizzazione, ma il contesto nel quale lui ha inserito queste parole è il contesto dei rapporti interpersonali. Ok? I rapporti interpersonali, quindi non sta parlando di un credente che parla ad un non credente, non sta parlando di evangelizzazione, di portare le anime alla salvezza, ma sta parlando esclusivamente di quelli che sono rapporti interpersonali. Infatti, il versetto 6, queste ultime parole, sono la chiusura di un discorso che lui sta facendo, cioè nei rapporti
il contesto e l'argomento sono i rapporti interpersonali. Quindi non giudicate affinché non siate giudicati, sarete giudicati secondo il vostro giudizio, sarà misurato sulla base della misura con la quale misurate, e poi parla della pagliuzza e della trave. Sono degli argomenti a noi molto conosciuti, perché ci piacciono sempre costantemente quando qualcuno magari ci giudica, ma non ci piacciono tantissimo quando noi giudichiamo qualcuno. Allora Gesù dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi del bosco? Della trave. Non ti accorgi della foresta che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre nel tuo occhio si trova una foresta intera, si trova si trovano alberi con radici molto profonde? E quindi questo Gesù ci chiama sempre a guardare dentro, a fare un'introspezione. Gesù ci aiuta, come ci incoraggia, come dice Paolo quando parla della cena del Signore: ora ognuno esamini se stesso. Ora ognuno esamini se stesso. Ed è in questo contesto, alla fine, che lui chiude questo, questo parlare, questo concetto, questo argomento, con le parole: non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Quindi il contesto nel quale Gesù usa queste parole è il contesto dei rapporti interpersonali. Cioè Gesù parla prima, naturalmente, come leggiamo al capitolo 5, parla del perdonare i propri nemici, parla amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male, di pregare per coloro che ci maltrattano, di benedire chi ci maledice, di avere il cuore come il Padre nostro, che fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, su quelli che tra virgolette lo meritano e quelli che tra virgolette non lo meritano. Allora, di che cosa sta parlando in realtà Gesù? Gesù sta dicendo: le vostre cose, le vostre situazioni, non avete bisogno di pubblicarle in giro, ma cercate di risolverle tra voi, perché il modo migliore per risolverlo è non giudicare, il modo migliore per risolvere è non misurare, il modo migliore per risolverlo è perdonare. Ma quando non c'è il perdono e c'è solo il giudizio, quando non c'è il perdono e c'è semplicemente cercare di misurare l'errore o lo sbaglio della persona che noi vogliamo giudicare o condannare, prima o poi questa cosa uscirà fuori dal contesto dei rapporti interpersonali e altri vedranno, altri cominceranno a valutare e a giudicare. Gesù, usando degli aggettivi che riguardavano la cultura di quel tempo, Gesù parla dei cani e dei porci. Ok? Chi erano i cani e chi erano i porci? Secondo la cultura ebraica, i cani e i porci erano coloro che non appartenevano, tra virgolette, al popolo di Israele. Ok? Ora, possiamo mai pensare che Gesù in questo momento stia facendo una discriminazione o stia facendo delle differenze tra colui che è giudeo e colui che non è giudeo? Chiaramente no, ed ecco perché è importante che noi dobbiamo andare a capire la cultura di quel tempo e il contesto nel quale Gesù parla. Ora, per spiegare ancora meglio quello di cui stiamo parlando, vorrei leggere insieme a voi Prima Corinzi capitolo 6, dove l'apostolo Paolo tratta questo argomento in realtà con altre parole, ma lo tratta in maniera molto più specifica e molto più comprensibile alla nostra cultura. Prima Corinzi 6 dice così: c'è qualcuno tra di voi che quando ha una questione contro qualcun altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita?
Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Il fratello invece chiama in giudizio il fratello e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Paolo sta parlando chiaramente dei problemi che c'erano a Corinto, che era una chiesa molto sensibile ai doni dello Spirito. Pensate al paradosso, una chiesa dove c'erano i doni dello Spirito in piena manifestazione, in maniera regolare, in maniera naturale, ma era la chiesa più carnale che esisteva, c'erano dei disordini incredibili, eppure erano delle persone delle quali Dio si usava e si serviva in maniera straordinaria. Questa la dice lunga, perché quando ci sono i doni dello Spirito Santo in manifestazione, non sono sinonimo di santità, ricordatevelo sempre. Dove ci sono miracoli, dove ci sono opere potenti, non è sinonimo di santità, ma è sinonimo di disponibilità, nonostante la carnalità. Ma è un altro argomento sicuramente questo. Quindi cosa dice Paolo? Paolo dice, si sente dire che ci sono tra voi dei problemi, che avete costantemente di che dire, vi, si dice da noi in Sicilia, vacchiappate continuamente, vi pizzicate, avete costantemente delle dispute, litigate costantemente tra di voi, ci sono separazioni, ci sono, e le separazioni nella chiesa di Corinto era all'ordine del giorno. Paolo addirittura parla di fazioni, quindi era una chiesa che costantemente stava nelle lite tra le persone, costantemente. Paolo deve incoraggiarli tanti nell'unità, addirittura in Prima Corinzi 11 dice al versetto 17: ora in quello che vi ordino non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio, prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo. Ed è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra di voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quindi la chiesa di Corinto era nominata per le continue guerre intestine, per le divisioni interne che c'erano costantemente e continuamente. E Paolo va giù pesante e dice, ma possibile che non c'è tra di voi uno saggio, uno savio, che possa giudicare le questioni tra i fratelli, che voi invece chiamate e voi andate a denunciare avvocati, giudici, e lasciate che le situazioni della Chiesa siano giudicate dalle persone esterne, che Paolo chiama gli infedeli o gli ingiusti, come Gesù usava l'espressione, ha usato l'espressione i cani o i porci, che può sembrare molto offensivo per noi, ma vi posso assicurare che a quel tempo non si offendevano, perché faceva parte della cultura di quel tempo, ma era non per giudicare la persona, ma per stabilire in realtà l'appartenenza a quale popolo appartenesse quella persona. Quindi hai questioni con qualcuno, hai problemi con qualcuno, risolvila nell'amore. Non permettere che altri di fuori possano entrare e giudicare le cose che appartengono al tuo cuore, le tue cose sante, Gesù dice, le tue perle, ok? Non farne un pubblico spettacolo, e non permettere che altri possano da fuori, senza avere il timore di Dio e l'amore verso Dio, possano giudicare qualcosa che invece per te è importante, perché altri lo giudicheranno in maniera come qualcosa. Gesù addirittura dice, le calpesteranno con i piedi e saranno trattate i porci quando hanno davanti qualcosa, non fanno differenza tra un pezzo di carne, una bacca e una perla. Lui mangia tutto
e tira giù tutto, quindi non distinguono in realtà se le cose per te sono importanti o se sono cose che sono costate il tuo sudore, le tue lacrime, la tua fede, eccetera, eccetera. Non permettere ad altri da fuori di giudicare le tue cose preziose ed importanti. Paolo addirittura dice: lasciate che siano i più, come dice qua, se avete delle cause giudiziarie per questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Quindi chiaramente lui in maniera sarcastica dice: dico queste cose per farvi vergogna, cioè non ci sono, non, è possibile che non si riesca a trovare un accordo. Paolo dice: per quanto sta a voi, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Se poi questo non è possibile, lascia che gli altri facciano la loro strada, ma non macchiare il tuo cuore e non permettere a quelli di fuori di poter giudicare le cose di dentro. Quindi non giudicare, non misurare, non pensare di essere migliore di qualcun altro, perché non è così, e chiedi la sapienza a Dio e chiediti sempre cosa farebbe Gesù in questa determinata situazione. Cosa farebbe Gesù in questa determinata situazione, in questa determinata condizione? Quindi lasciatemi concludere, per favore, credo in maniera, nella maniera migliore. Non ti permettere, non permettiamoci mai di pensare che gli altri siano porci o che gli altri siano cani e che non siano degni della nostra predicazione. Perché questo versetto, queste parole di Gesù non hanno niente a che fare con l'evangelizzazione. Gesù costantemente cerca di raggiungere più persone possibili, i più sporchi, gli ultimi, i meno agiati, i rigettati, quelli che sono più duri, quelli che sono più restii, quelli che sono più che fanno più resistenza. Niente è impossibile per Dio. Quindi se trovi questi tipi di persone, continua a predicare il Vangelo, continua a pregare per loro, continuali ad amare, continuali a trattare bene, anche se ti trattano male, e la loro resistenza cadrà. Non pensare mai che le persone che rifiutano il messaggio del Vangelo siano come cani o siano come porci, perché ricordati che se fosse vero questo, questo varrebbe anche per te e anche per me. Io ringrazio Dio che le persone hanno insistito con me per parlarmi di Gesù. Quanto tempo hanno dovuto insistere con te parlandoti di Gesù? Se qualcuno avesse applicato quello che dice la tradizione, ti avrebbero considerato come un cane o come un maiale. Ma grazie a Dio, Gesù guarda le folle e non vede né cani né maiali. Gesù vede soltanto pecore disperse, senza pastore, e manderà sempre qualcuno per parlargli della sua grazia. Una buona giornata a tutti quanti, buon pranzo.